non, dai, massa fatica, ma comprarsi in rasa erba come tutti quanti non si può? La rasa erba rovina tutto. Ho capito, ma così mi pare di essere la morte, magari porta anche sfortuna. Mi ho un'idea per far manco fatica comunque. L'atto proprio? Sì, aspetta un attimo. Voce, ragazzi, dai, venite su. Dammi la famiglia. Sì, sì. Perché, non per niente, ma... Buongiorno. Buongiorno, chef. Ciao, ragazzi. Guardate bene che qua c'è un lavoretto da fare. Io ci ho provato, ma un po' dolorino. Mi auguro oggi almeno di riuscire a passare la prima prova, perché sono un po' stanca di rifare sempre quelle più faticose. Allora, vi presento il signor Mario. Buongiorno. Buongiorno. Nato e cresciuto qua, conosce tutti i trucchi dell'agricoltura, ma in particolar modo è un esperto della falciatura e vi spiegherà come si fa. Il signor Mario è un esperto di falciatura, una materia a me assolutamente sconosciuta. Capo primo, guarda, questo le coperte, la piera, la falce. Adesso una usadetta. Posto il cellulare. Ok. Questo. E lo smette a casa. Ecco. Ma non arrabbiarti, pianino, a falciare. Allora avete capito? Chiarissimo. Io credo proprio di no. Esatto. La prova di oggi sarà proprio lo sfalcio. Ognuno avrà un settore. I due più bravi si salveranno e gli altri avranno altre prove da fare. Siete pronti? Sì, sì, sì. Forza, allora, andiamo. A salvarsi saranno solo due, quindi boh, speriamo. Ma le probabilità si riducono ovviamente. Pronti, Sandra? Allora, 3, 2, 1, vai! Non ho mai provato a sfalciare prima di oggi, sembrava molto più semplice di quello che in realtà era. Ecco, voi alla Renà, il risultato bisogna aspettare un po', però almeno a voi alla ora. dammi qua la falce, sì. Che dai. Grazie. Una passadita. No. Ah, bene. No. No, sbagliamo. Mi sono incartata, ma come si manovra questo attrezzo? Giusto? No. Dai, mettiti di là. Là. È uno strumento difficile, abbastanza faticoso da usare perché hai una posizione strana del corpo. Voltati. Scusi, sì, ero contrario. Abbia pazienza. Bene, Sandra, grazie intanto. Basta così? Basta? Sì. Non ho mai visto una falce in vita mia. E mi annoiava a cavare la terra. Solo l'erba, no? Prende la falce e fare colpi secchi con la falce. Ma sì, le gente curiosa ti vuole ingavere la terra che sorte lei. Dai commenti del signor Mario sembra che io abbia fatto un buon lavoro, quindi speriamo di essere uno dei due vincitori. Almeno mi prendo la terza spilletta. Sei in posizione? Va bene? No. Ecco, così. Prendo la falce con la mano sinistra e già il signor Mario mi guarda male. La falce l'ho vista spessissimo nella mia vita, perché sempre abitando in campagna l'ho vista utilizzare, però non so assolutamente, non so usarla. Aspetta che mi sposti, piace, ho le scarpe nuove. Sì. Ma anche senza cattiveria. Grazie Germana, basta così. Mamma mia, mai fatto. No, ma si vede. Io speriamo che me la cavo. Usare la falce non è facile, quindi io la impugno come credo si faccia. No, devi. Dicami. Deve scorrere la falce, non così. Ma insomma, vai.
E lo chef mi dice, bravo, stai facendo. Buono, buono. Grazie, ma. Ha detto basta, grazie, perché ci serve la falce anche domani. Mi dicono che sono stata bravina, quindi per una che viene dalla stazione centrale di Napoli va benissimo. Parto veloce, però subito la falce si inceppa nel terreno e viene su una zolla di terra. Lascia stare le talpe. Ripensando a quello che aveva detto il signor Mario, sicuramente non sto facendo bene e inizio a preoccuparmi. Basta, perché sennò resta qui a fargli. Basta, grazie Andrea. Fermiamoci pure. La vedo dura questa volta. Alessandro, cerca di non deludere Mario, per favore. Sei pronto? Mi sento sicuro, è un po' come Thor con il suo martello, io con la mia falce. Un altro, è bello largo. Sì. Ho già falciato nella mia vita perché un paio di volte mi sono trovato in campagna con il mio ragazzo e abbiamo preso un po' di strumenti e abbiamo tagliato l'erba. Ma insomma, ha fatto un lavoro. Ale, grazie, basta così. Ok. Vieni. Allora ragazzi, come vi avevo detto, giudicheremo i due migliori, ma in realtà da quello che ha detto Mario dobbiamo proprio giudicare i due meno peggio. Non mi sento assolutamente di aver fatto bene. Sandra, fai un passo avanti. È stata proprio vigorosa come al solito. Sentiamo Mario cosa ci dice di Sandra. Sandra, tanta buona voia. Grazie, grazie Mario. Ce l'abbiamo fatta, la prima spilletta è mia. Vincenzo! Eccomi. Vediamo cosa dice Mario. Purtroppo. La prova è finita e al contrario delle mie aspettative sono andato male. Germana, vieni avanti. Hai perso la targhetta. È troppo sforzo. No. Senza targhetta non si fa niente. No, infatti, aveva portato male. No, lo sapevo già. E Francesca com'è andata? Lei è andata bene, l'erba che è rimasta male. Peccato. Siamo rimasti io e Alessandro. Speriamo che il signor Mario dia il like a me. Facendo due calcoli, il secondo migliore dovrei essere io. Alessandro! Bravo, vieni. Bravo, bravo. Ho raggiunto il mio obiettivo, anche io finalmente ho le mie due spillette come Germana e Vincenzo e quindi la sfida si fa ancora più avvincente. Sandra, Alessandro, venite avanti, beccatevi sti like. Grazie. Bravi, bravi ragazzi. Andate a riposare, non festeggiate troppo perché dopo ho bisogno di voi. Benissimo, bene. Certo. Lo chef ha detto che dovremo dargli una mano, quindi credo che dovremo proprio mettere le mani in pasta con lui questa sera e ne sono molto contenta. Allora ragazzi, visto che con le falci siete un disastro, vediamo almeno se con questa prova ce la potete fare. Vi divido in due squadre, Germana vai con Andrea e Francesca con Vincenzo. Voi sarete la squadra gialla e voi sarete la squadra blu. Francesca e Vincenzo insieme li vedo abbastanza determinati, infatti sarà difficile batterli. Siccome il tempo sta cambiando e qua abbiamo fatto il taglio dell'erba, vorrei raccoglierla in due covoni. Le squadre sono abbastanza equilibrate, quindi non temo la sconfitta. Avete 15 minuti per fare due bei covoni, belli compatti, così anche se piove non si bagna il fieno. Secondo me ce la giochiamo alla pari, perché Germana è un caterpillar, quindi l'anello debole forse fisicamente siamo io e Andrea, quindi siamo abbastanza pari secondo me. Pronti? Grazie, certo. Ai posti di rastrellamento. Vi giocherò l'eliminazione con altre tre persone con cui ho legato abbastanza in questi giorni. Pronti? Restrelli? Via! Avete 15 minuti da ora! Essere in squadra con Andrea può essere sia un vantaggio che uno svantaggio, perché è una persona molto intelligente e che collabora molto, però ovviamente può essere uno svantaggio a livello di agilità e se c'è qualcosa di molto fisico da fare. Prendi anche questo. Appena Germana ha saputo che eravamo squadra insieme, ha subito dettato i compiti. La squadra gialla mi sembra ben organizzata e bella ordinata.
e con il ritmo giusto. La squadra blu è velocissima, forse un po' troppo veloce, tra un po' sveniranno dal caldo. Sono contenta di essere con Vincenzo. Vincenzo abbraccia forte, abbraccia allenate. Non sprecare le energie, che non serve schiacciarlo adesso, non avete messo là neanche un po'. Quando sarà una montagna alta 6 metri potrai saltarci sopra come Heidi. Non ce la faranno mai a fare la montagna di 6 metri. Come sto andando? No, lo so, io sto guardando il mio e ti sto mettendo i pezzi qua. Io faccio più lavoro fisico e lui prova a accumulare il fieno nella maniera possibile. Germana ha messo appunto una tecnica di respirazione. Ho attuato una delle mie tecniche di respirazione per poter continuare a lavorare e non fermarmi mai. Ciao Mazzecchioni! Ciao Mazzecchioni! Respira col naso. Respira col qua naso. Qua finire il fiato, non che respirare. Siamo già a 8 minuti, abbiamo oltrepassato la metà, eh? Ecco, ricomincia il strano verso di Germana. Quando fa sto verso io mi spavento un po', però vedo che il risultato c'è. Sembra che giochiamo a tennis. Così. Andrea, fai anche tu il verso di Germana, così. Ma a me non è respirazione, eh? E devi andare a ritmo però insieme. E rassegnazione. Mettetelo un po' in ordine quel covone, sembra una distesa, non un covone. Ma lo dobbiamo alzare. Aspetta, se no cade. Meno largo, ha detto. Siamo a 12 minuti, eh? Avete ancora 3 minuti. I commenti che sta facendo lo chef non sono del tutto negativi. Avete ancora un minuto, eh? Mi raccomando, la qualità, non solo la quantità. Un minuto. Francesca, ce la fai? Non parla più. La mia compagna di squadra mi sta seguendo abbastanza bene, quindi dovremmo farcela. Andrea, stai in ferie? No, sto lavorando. Non mi sembra. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Bravi ragazzi, comunque siete stati bravi perché c'è un caldo qui. Grazie chef. La prova è finita ed è una bellissima sensazione perché vedo sia il covone dell'altra squadra che è più basso e poi la differenza tra la parte arata è davvero notevole, quindi anche se noi abbiamo fatto un po' di meno, però è fatta meglio, quindi spero davvero di vincerla. Lo sguardo dello chef questa volta è imperscrutabile, non riesco a capire chi ha fatto meglio. Stavolta non ho proprio dubbi. Speriamo alzi la blu. Una squadra ha fatto un bel lavoro, un'altra squadra ha fatto un lavoro totalmente inutile che dovrò rifare da solo. Sono stata sul filo fino all'ultimo momento. Allora, la squadra vincente è... la squadra gialla! Quando ho visto sventolare la bandiera gialla, ho capito di non aver capito nulla di quello che voleva realmente lo chef. Sono davvero contento, soprattutto perché ci risparmiamo la terza prova. Ciò che mi auguro con tutto il cuore è che la terza prova sia sedentaria. Attorno a una sedia, magari a giocare a briscola, chi fa più punti vince. E voi venite con me, che vedremo chi sarà l'eliminato di questa giornata. Ci tenevo a fare altre prove durante la giornata. Due, ma non la terza, però oggi mi tocca. Allora ragazzi, con lo sfalcio avete bucato il terreno, col fieno peggio che peggio, speriamo che almeno la fame vi sproni con questa prova. Il primo che trova 20 patate se le mangia e l'altro verrà eliminato. Come si dice dalle mie parti, una mazzata in fronte. La terza prova è ancora più faticosa della seconda. Pronti?
3, 2, 1, vai! Raccogliere 20 patate in un campo a mani nude, senza attrezzi, senza nulla. Non mi sembra per niente fattibile a mani nude, però ci proviamo. Dove l'ha piantato lo chef? Il campo è lungo, quindi mettiti i carponi e cercale. Non sono in superficie, ma non sono neanche 2 metri sottoterra, ragazzi. Fate una via di mezzo. Vincenzo, quando arrivi in Australia, telefonami. Ok. Scavando, alzo tanta di quella polvere che mi va tutta in gola e la difficoltà maggiore è stata lì, respirare con l'affanno. Sono in tutta l'area, potrebbero essere ovunque, io non mi ricordo dove le ho piantate. Sono passati 2 mesi ormai. Oh, ci sono, Francesca? Dovrebbero essere un po' come i funghi, dove ne trovi una, ne trovi anche delle altre. Hai visto? 2. Chef, ma dove hai messo queste patate? Vincenzo, di solito vengono messe un po' a righe, forse un po' più in giù. Un'altra patata per Francesca. 0 patate. 4 per Francesca. Ah, bravo! Una è anche bella grossa. Vale per 2? 1,5. Okay. Francesca, un'altra patata, 5. La prova è molto molto dura e vedo che Francesca è in vantaggio. Eccola là. 4 patate, bravo. Mi viene un po' di coraggio, quindi ci metto un po' di carica. 7-4. Vincenzo, 5 patate. 7-5 al momento. Attenzione, c'è una rimonta clamorosa. 7-6. Ero veramente persa a un certo punto. Colpo di scena, 7 pari. Speravo che il mio compagno vincesse perché avevo bisogno di bere, di respirare aria normale. Ecco una situazione di parità, 8-8. Ti faccio lo sconto, il primo che arriva a 10 ha vinto. Nove patate, te ne manca una. Vince, ti prego, vinci, mettiamo fine a questa cosa massacrante. Ho chiesto ai 2 vincitori della prima gara di oggi di darmi una mano in cucina per una ricetta che sarà impossibile fare in città. Andiamo a vedere cosa hanno combinato. Oh, hai finito di scavarti la fossa? Quasi. Alessandro, abbiamo un po' di brace pronta? È 3 ore che sto qui. Quindi ce n'è abbastanza? Assolutamente. Bene, facciamo una ricetta contadina oggi, Alessandra, dammi una mano. Allora, la ricetta di oggi sono ortaggi per lo più tuberi, anche le patate che ha raccolto quei 4 disperati là, che poi erano 2, semplicemente condite poco, perché c'era poco ai contadini una volta, sale, un po' di olio, hop, ecco qua. Alessandro, comincia a mettere un po' di brace dentro la buca. Ho steso della creta per utilizzarla tipo involucro. Patate viola, patate normali, cipollotto, rape, tuberi in generale. Ecco qua. Rinfaccino? Caciotta, sì, speciale. Okay. Salvia selvatica, nepetella, tarassaco, rosa canina. Ok, adesso
la protetta per lo più. Allora prendi di là, Sandra, piano piano, con delicatezza, ok? Andiamo nella buca. Ecco qua, adagiata per bene. Alessandro, vieni con un bel po' di brace. Bene Alessandro, passami la pala. Ricopriamo la buca. Là. Bene, visto che ci vorrà un paio d'ore, andiamo a vedere chi tornerà a casa stasera. Allora, Francesca, Vincenzo, venite avanti. L'ultima prova vi ha proprio distrutto, eh? Tanto, tanto, chef. Ci sono Francesca e Vincenzo a rischio eliminazione. Io sono molto triste perché ho stretto una bella amicizia, un bel legame con entrambi. Uno di voi se ne deve tornare a casa. Francesca, le patate dovevi cercarle e non aspettare che crescessero. Mi dispiace, l'eliminata sei tu. Grazie, ciao, chef. Ciao, cara. Brava, Francesca. La macchina ti sta aspettando. Saluta i tuoi amici. È stata un'esperienza magica. Lei ci ha offerto qualcosa di veramente irripetibile. Contentissimo di aver vinto dopo tutta sta fatica. Penso di essermelo meritato. Eccoci qua, ragazzi. Allora, vedrete che ricettina di campagna, provate a farlo in città questa se siete capaci. Eccoci qua, bello fumante. Sicuramente stasera si mangiano patate. Eccoci qua, pastinaca, patate viola, carote, cipollotto, rape, patate di oggi, poche, e poi ci ho messo un ingrediente segreto, vediamo se lo indovinate. Qual è? Formaggio tipo caciotta? Bravo, bravo Vincenzo, bravo. Hai vinto un premio, tu laverai i piatti. Ah, fate bene, sei fortunato. Tocca oggi. Ho avuto la bicicletta per te.